Oh. E finalmente bentornati dopo un'estate caldissima, dopo dei videopunk fatti da me, amati ed odiati tanto, torniamo al classico formato Licaoni Tacco Style, diciamo. E quindi si riparte subito con i consigli di settembre. Stavolta i consigli saranno più o meno messi in questa maniera. Saranno consigliati 5 film buoni e 3 ciofeche. Dei film buoni, 3 saranno film appena usciti in DVD e 2 saranno dei classici. Invece le 3 ciofeche verranno prese nel tempo, a caso o nei classici o dove cazzo ne verranno. Iniziamo questa carrellata con il primo film che vi consiglio questo mese. È una commedia d'azione che si intitola Stretch. È una diretta da Joe Carnahan. Joe Carnahan ebbe un momento di gloria, diciamo, per il suo discreto e divertente Smokinesis, ma in realtà le perle di questi due registi sono altri due, c'è cioè Narc, col quale esordì, e il bellissimo The Grey con Liam Neeson. Con Stretch torniamo più sulla strada appunto di Smoking Aces, quelli della commedia d'azione, quello del film On the Road, diciamo così. È la storia di un guidatore di limousine che riesce a accumulare un debito enorme a Los Angeles e in una notte deve riuscire praticamente con il lavoro preso da un miliardario che carica sulla sua limousine, deve cercare di rimettere insieme tutti questi soldi per pagare il suo debito e non fare la fine del gatto. Ora, il problema qual è? Il problema è che lui in realtà sarebbe uno che vorrebbe fare l'attore che è finito a guidare le limousine a Los Angeles. Il problema ancora più grosso è che si trova coinvolto in un casino enorme ed è quindi per colpa di questo miliardario che lui porterà a giro e per il quale dovrà andare a prendere una bottiglia, è praticamente messo nella merda più totale e si trova a dover spacciarsi per poliziotto, ladro e tutto il resto. La Carnahan, come al solito, offre uno spettacolo divertentissimo. Il protagonista è Patrick Wilson, cioè il tipo che tutti riconosceranno per Insidious o per Home Sweet Hell, ed è praticamente un attore con la faccia un po' di gomma, un po' la Jim Carrey volendo. Però in questo film è anche un punto in più perché riesce ad donare al suo personaggio quella idiozia facciale, ma anche quella profondità in alcuni punti che serve veramente. Carnahan comunque gestisce perfettamente sia le scene action che le scene di commedia. Ci sono camei interessanti come quello del grande David Hasselhoff, che ormai è ovunque, e anche qui fa il bullo. E il film di aspetta, si apre il Braschi. È arrivato il bra, giusto, è giunto il Braschi. Vado ad aprire. Stretch è un film che consiglio proprio perché non è banale il suo essere stupido, perché non è un film chiaramente di Bergman, non cerca quel tipo di ricerca lì, ma come intrattenimento puro funziona alla grande. È passato praticamente inosservato nei nostri cinema, è passato praticamente inosservato anche in un video, non ne ha parlato nessuno. Invece, siccome secondo me Joe Carnahan è un regista che merita molto rispetto, nonostante un paio di cadute di tono tipo ai team, che era roba da se gelate nel muso. Per il resto consiglio questo Stretch proprio per chi cerca una commedia d'azione che non abbia il solito stilema, ma che abbia in sé anche qualcosa che ricordi un po' il cinema anni 80 alla Walter Hill, nonostante il montaggio e la messa in scena di Carnahan sia qualcosa di più moderno vedibile di questi tempi. Siamo di fronte però a un vero regista, non a uno shooter. Quindi Stretch con il grande Patrick Wilson che deve far salvarsi il culo di una notte è il primo film che vi consiglio del settembre 2015. Stretch. Stretch, c'ho l'ernia al disco, altri stretch. Il secondo film che vi consiglio è della neonata Midnight Factory, la sezione horror che appunto ha fondato la Koch Media e dalla quale ho avuto anche il piacere di poter essere presente alla presentazione e tutto il resto, perché mi hanno invitato. E All Cheerleaders Die è un remake, ma però un remake finto di un film anni 80, di uno slasher, che dal film prende solo la morte delle cheerleaders e che per il letto si distanzia in maniera incredibile. Ed è diretto da Lachie McKee e Chris Stevenson. Presente, Lachie McKee, l'altro per me è uno sconosciuto totale. Mai sentito nominarsi scrissi questo, ma Lachie McKee è per me uno dei nuovi registi della rinascita horror, che ha fatto Sick Girl, Il mistero del bosco ed altri bei film, quindi me lo terrò per uno specialone che faremo magari sui registi della nuova ondata degli anni 2000, quindi non ne parlo più di tanto dei suoi vecchi lavori, comunque ne devi scoprire. In questo film la Lachie McKee, per sua stessa dichiarazione, decide di lasciare un po' i suoi temi cari e un po' più pesanti dei suoi film, che ne fanno anche l'autore che tutti conosciamo, per fare un film più giocoso, uno slasher divertente. La trama è abbastanza scontata. Ci sono queste cheerleaders che sono tutte più o meno delle idiote
che io più o meno posso aprire, però con l'avanzare del film cominciano ad avere riflessioni e spunti di carattere non così stupidi come sembra, che comunque a un certo punto litigano con la squadra per la quale fanno le ragazze pompon, decidono i ragazzi delle ragazze pompon di non considerarli più, iniziano a litigare, fanno una specie di inseguimento in macchina e tutte le cheerleader finiscono di sotto da un ponte e muoiono. Cosa succede? Un'amica di una cheerleader, però di queste qui, era una strega e installa in ogni cheerleader una runa che la porta in vita e la fa tornare, però come cacciatrice di zombie, vampiresca, assassina e affamatissima e stronzissima. Quindi già loro si chiamavano bitch tra di loro. Quindi questo film di Rachmei Kidjo dalla trama non credo vada preso sul serio, anche questo me ne era incredibile. Ma volevo consigliarvi questo mese qualcosa di leggero, non troppo pesante, perché il cardo ammazza. E il Cheerleader Die è sì, forse probabilmente stupido come una mina in alcuni punti, però anche divertentissimo, è recitato benissimo, ci sono 4-5 botte da paura, il sangue scorre a fiumi quando deve, e in più lo consiglio perché volevo anche gratificare i ragazzi della Midnight Factory con questa uscita a noleggio, perché il fatto che sia nata una casa di distribuzione italiana di solo horror per me è una cosa che va sponsorizzata e portata avanti. Fantastico, anche so. Fantastico, però principalmente horror. Comunque questo Cheerleader del Dive funziona proprio perché la Kim e Kim comunque gira bene. La sua regia è fluida, è una regia molto anti 80, quindi non ci sono vezzi o particolari voli pindarici tecnici. È un film molto quadrato, divertente, che non cerca davvero di essere più di quello che è. Cioè un cazzatone, ma un cazzatone che ti fa passare un'ora e mezzo, che di questi tempi, visti gli horror di merda che arrivano, è molto raro passare un'ora e mezzo divertendosi e avendosi di fronte uno di quei film horror che dico sempre io, della sezione non che ti lascia con l'ansia, ma che ti lascia con la sensazione di essersi divertiti e non aver perso tempo. Inoltre c'è la protagonista che è buonissima e, come dicevo, la Kimeki gestisce bene un'altra volta comunque i suoi piccoli argomenti, l'omosessualità, il distacco dall'amicizia, il bullismo, comunque viene inserito nel film, anche se chiaramente sviaggia come sottotesto e non è il testo principale. Resta il fatto che All Cheerleaders Die è un altro dei film che vi consiglio per questo mese ed è l'horror del settembre 2015. All Cheerleaders Die. Justin mi pare si intitola, prodotto con i galletti di Antonio Banderas. Si apre alle 3, però vieni. Allora, per cambiare completamente genere, il terzo film che vi consiglio è una commedia. E tutti più o meno ormai nerd o non nerd conoscono Seth MacFarlane, che è il creatore dei Griffin, American Dad e di altre idiozie tipo Ted, uscito al cinema. Un film passato inosservato da noi, ma che secondo me vale più di Ted, è Un milione di modi per morire nel West. Sempre diretto, scritto e interpretato da Seth MacFarlane. Anche qui la storia non è che sia molto difficile. C'è questo coglione che vive nel West, è proprio il classico pauroso, tutto a modino, che può ricordare un po' un personaggio di Woody Allen, però sparato a 2000 a livello di dimensionalità, perché se avete visto Griffin o Ted capite da che parti stiamo rotolando, diciamo. Comunque c'è questo Seth MacFarlane che fa appunto Seth MacFarlane, che poi sembra in realtà ritrovare per l'appunto il babbo di Griffin, il personaggio è quello, non ha... che è nel West, nel piano West, viene mollato dalla FIA, si ritrova da solo, vive in questo posto orribile dove tutti muoiono, dove il West puzza, cioè è divertentissimo il fatto che lui comunque descriva il West, che di solito nei film americani è sempre la frontiera, come una merda dove vivere, infatti il dialogo, il monologo che fa di 5 minuti su quanto faceva cagare il West è una delle cose più divertenti che ho visto ultimamente, e tutto viene sconvolto dal fatto che arriva in città questa Charlize Theron, buonissima chiaramente, di cui lui si invaghisce, ma è incredibile, che però in realtà è lì solo per nascondersi qualche tempo, perché il suo uomo è Liam Neeson, cioè uno dei rapinatori assassini più famosi del West dell'epoca. Il film è chiaramente un susseguirsi continuo di gag e cazzate appunto alla Griffin, quindi cose completamente fuori luogo del tempo, cose che succedono che non dovrebbero succedere, recitazione un po' sopra le righe, però stranamente Seth MacFarlane stavolta gira anche con un certo garbo, le riprese di The Canyon, le riprese West funzionano, e anche la parte di Liam Neeson che è cattivo così riesce a essere realistica. Certo, il problema di un film come questo, come era per Ted, è che non hanno molto il fiato lungo, sono fiato un po' corto, dopo la prima 45 minuti incomincia a sentire un po' la ripetizione di questo tipo di umorismo,
non so se lo fa solo a me o lo fa anche a te o altri, dopo un po' quel tipo di demenziale, secondo me è proprio concepito per i 20 minuti, la mezz'ora, un po' stanca la solita situazione ripetuta più volte. Resta però il fatto che McFarlane con questo film fa perlomeno un film che uno può divertirsi, sguaiarsi e ridere come un cretino, di un genere tra l'altro rischiosissimo come il western. Infatti il film non ha avuto nessun tipo di successo. Resta però il fatto che McFarlane rimane uno dei scrittori e registi più interessanti a livello televisivo ed ora anche cinematografico della comicità demenziale americana, perché la comicità demenziale americana sta praticamente scomparendo, sovrastata al di là di Will Ferrell e qualcun altro dal tipo di comicità ormai collegiale, che va tanto di moda e che quindi ha fatto perdere un po' di spirito al vero demente, nel senso alla vera demenzialità, che cerca una struttura e non quattro ragazzini che gli fanno fare viaggio e fanno vedere il culo e il cazzo tutto il film. Un milione di modi per unire il western, no, in realtà è costruito come un western classico, solo che il personaggio principale di questo western classico è un completo idiota fuori dal tempo e fuori dal mondo, che però ha anche ragione, perché è l'unico che capisce e che vede come il western veramente è. Quindi il film che vi dà ride, diciamo sì, che vi consiglio, primo film da ridere 2015 di settembre, è Un milione di modi per morire nel West. Un milione di modi per morire nel West. Ecco, Charlize Theron un modo solo, la metti a... e via. Visto che avevo detto, consiglio per me due cult, quando consiglio questi due film non devono essere per forza bellissimi per tutti o belli e eccezionali, sono per me cult. Uno dei due che consiglio secondo me è proprio un capolavoro, l'altro meno, ma è un cult di quel periodo, perché è un periodo in cui si sfruttava parecchio il genere, e il genere di cui sto parlando è il genere della Matrix, cioè il cyberpunk, cioè la realtà che sia possibilmente virtuale, che non sia quella che noi crediamo. Il film che vi consiglio è di Joseph, aspetta che ricordo che c'è il nome, Joseph Rusnak, ed è prodotto da Emmerich, incredibilmente, dai due fratelli Emmerich. Si chiama Il tredicesimo piano ed è un film particolare. Praticamente muore un programmatore, un vecchio che aveva fatto un programma incredibile nel quale potevi entrare e diventare quello che volevi, un po' all'Existence per capirsi, e il suo aiutante, l'investigatore, il suo amico inizia a cercare i motivi per i quali lui dovrebbe essere stato ucciso dentro il suo programma e chi è che potrebbe averlo ucciso. Allora, anche in questo caso, come per Predestination e altre cose, il film è anche questa scatola cinese, è tutto incastro e ogni cosa piano piano va al suo posto, e quindi è inutile cercare dai primi minuti subito di beccarsi, di cercare di capire, di cogliere perfettamente il film, anche perché ci sono un paio di errori che poi invece scopriremo che errori non sono, quindi è un film che va seguito attentamente. Evito di spoilerare perché mi avete rotto i coglioni che spoilerò troppo, allora quindi cerco di stare nel mio, però stando nel mio vuol dire che vi perdete un po' di considerazioni, e quindi fate un po' voi, poi scrivete sotto se preferite di nuovo di più spoiler e meno considerazioni. Da un punto di vista prettamente visivo, il film è montato e girato benissimo. In più ha degli attori di spessore ed è uno di quei film che mi piace consigliare proprio perché è abbastanza sconosciuto, nonostante in realtà fra noi cresciuti negli anni 90 sia a tutto e per tutto un cult. Un cult per come ha una costruzione lenta, noiresca, anni 40. È un cult anche per il finale bellissimo, con un'immagine che rimarrà abbastanza, spero, impressa a chi non ha visto il film. Quindi Il tredicesimo piano, un film cyberpunk giallo noir che vi consiglio di vedere, perché è un cult comunque degli anni 90, è un cult, va sempre visto. Tredicesimo piano. Poi, nemmeno Mozart. L'ultimo è un caltone di Norman Jewison del 1975, è Rollerball con James Caan. Questo è veramente un cult capolavoro. Qui ci troviamo di fronte alla storia di Rollerball non è altro che un gioco, una specie di corsa sui pattini mescolata al football, mescolata alla lotta libera, dove queste squadre si scontrano, devono buttare questa palla dentro il buco e si devono smoccolare. Questo è rompersi di botte. Il protagonista è il re del mondo, in questo futuro distopico dove ormai comandano solo voci che escono dall'altoparlanti e burocrati che quasi non vediamo, e dove il mondo è veramente diviso fra ricchi e poveri, dove la verità storica anche viene tenuta nascosta, il nostro protagonista, idolatrato da tutto il mondo, e quindi la trama è questa, donne, tutto, a un certo punto comincia
ad essere messo di mezzo, diciamo così. E a lui questa cosa delle cose che gli raccontano le multinazionali, chi comunque lo paga e il mondo stesso, incomincia a non tornare. Quindi incomincia a investigare per cercare di capire se tutte le cose che gli vengono dette, sia sulla storia, su come siamo arrivati al gioco e su come arrivate a essere in questo mondo distopico, è vero oppure no. Non vi sto a dire che cosa scopre e cosa non scopre, vi sto a dire che però Jameson gira le scene d'azione meglio di come vengono girate ora. Però che non dà spazio solo alle scenacce d'azione come nel remake di John McTiernan, che è da denuncia veramente, che è uno dei remake più brutti della storia del cinema, ma che riesce anche a spostare l'attenzione nel film d'autore. Cioè a volte siamo proprio di fronte a un film quasi kubrickiano nel suo modo di camminare, è più vicino in alcuni punti Arancia Meccanica che non al film, a quella sporca ultima meta. Ecco, siamo di fronte a qualcosa che oltre al lato sportivo, oltre al lato spettacolare del cinema, ci fa anche intuire come il mondo sarebbe potuto andare a finire. E riguardandolo adesso, in realtà ci rendiamo conto che il mondo è più o meno quello, perché la gente segue solo lo sport come fosse la manna divina e tutto il resto viene messo in secondo piano. Cosa che, ora gli rompo le gambine al Braschi mentre parlo, cosa che in realtà si sta già avverando negli ultimi tempi, perché ormai, se notate, l'unico modo per distrarre il mondo dai mali dello stesso è lo sport. E Rollerball era un film che l'anticipava questo mondo di 40 anni, perché è un film del 75 con un grandioso James Caan e che vi auguro di riscoprire se non l'avete mai visto, e che vi auguro di rivedere se non l'avete visto. Rollerball. Ma Rollerball, siccome è un bellissimo film, mi scoccio proprio, faccio una battuta, dirò una barzelletta. Due amici si incontrano e uno dice all'altro: ma te quante donne hai avuto? Dì, io una trentina, dai, ma ti levi di uno, ti giuro era di Trento. Visto che ci siamo, si parla delle tre ciofeche. La prima ciofeca è un'asilomata, non può mancare l'asylum ormai ogni mese. Non ho nemmeno voglia di parlarne troppi. Apocalypse Art è la storia di questa, scritto e diretto e prodotto da Thunder Levin, sempre sia il suo vero nome, Tuono Levin, che gira questa pacottiglia di miscuglio fra Avatar, Star Trek, Velinovi, Alien, Starship Troopers, una cosa ignobile sotto ogni punto di vista, veramente orribile come è girato, orribile come è recitato, orribile come è messo in scena. Ma che cos'è ancora di più orribile? La trama. Sono questi che scappano dalla Terra perché attaccati, ormai la Terra semidistrutta da questi alieni, e vanno a rifinire su un altro pianeta nel quale si dovrebbe aver scoperto che ci si poteva abitare, un po' come Interstellar, per capirsi, con quella però voglia proprio come Nolan di usare nel particolare. Ecco, se avete visto come Interstellar a livello tecnico, questo è l'opposto, quindi siamo su livelli ormai stratosferici da Asylum. E a protagonista naturalmente va considerato che è quello che era il protagonista di Highlander, la serie, quindi un grandissimo Adrian Paul, mi pare un grandissimo del cinema, una specie di Einstein della recitazione. E quindi cosa succede? Questa astronave va a rifinire su questo altro pianeta e trova di nuovo alieni cattivi, che poi sono quelli che hanno un vaso di Raya, fino a che, e qui bisogna lo dire perché è incredibile, è tutto in realtà uno sbalzone temporalone, loro sono andati avanti 3.000 anni facendo il viaggio e sono sulla Terra 3.000 anni dopo, che ve lo dico perché dopo 15 secondi si capisce, cioè solo il regista credeva di tenere nascosta questa cazzata lì. Resta il fatto che non ne parlo più di tanto perché il film è talmente di merda che però vi consiglio di vedere a ogni costo, perché pur essendo un prodotto Asylum è anche un prodotto Asylum che ci prova pure, va astronavi, vuole fare 3.000 razze, insomma guardate questa bella merda se una sera siete belli gonfi e non avete un cazzo da fare, se no lo buttatelo via o mettetelo sotto un mobiletto se l'hanno regalato, perché è veramente tempo perso. Apocalypse Art, vi dirò un'altra barzelletta, perché sinceramente il film non l'ho visto, sarà una merda sicuramente. Comunque insomma, c'è una vecchietta, va dalla sua nipote e le fa: bella di nonna, cosa ti hanno regalato per Natale? Dì, un cazzo, poi si fa a cambio. Altro film di cui mi avevano parlato, è un bellissimo film, un film generazionale, un film di lì, è il nuovo Trainspotting di là, è questa merda di Posh. Posh è la storia di questo gruppo di 10 ragazzi e ragazze che hanno praticamente questo club, il Riot Club, che si riunisce ogni anno in questa, e fa una cena particolare dove tutti credono, fanno i super guappi, sono tutti pieni di soldi, no? Della classica università tipo Oxford. Sono un gruppo di questo tipo. Cosa succede? A un festicciuolo di queste ci scappa qualcosa, e questo qualcosa fa in modo che tutti i veleni di questi amici vengano fuori a galla e che tutti cerchino di incularsi un po' per evitare di essere sgamati, perché
quello che è successo all'interno di questa scena, diciamo così, li potrebbe far buttare fuori tutti da scuola. Detto così, il film di Lone Scherfig, detto sì, poteva anche sembrare interessante, infatti mi ci era avvicinato in maniera positiva. Il problema è che per un'ora e un quarto non succede un cazzo. Ci sono questa mania di attoretti di serie B, giovani che chiacchierano senza alcun interesse per lo spettatore dei cazzi loro, che si sbasciucchiano, sembrano un Beverly Hills di nascita, non sanno proprio di una sega. Sei lì che fai, basta che succeda qualcosa. Quando succede qualcosa è proprio quello che ti aspetti e tutte le reazioni dei personaggi sono quelle che ti aspetti. È inutile che sia girato anche con un certo garbo il film, non è che è girato malissimo. Ma ormai sono tutti, mi hanno detto, girati bene il film, è difficile trovarlo girato male, anche Michael Bay lo gira bene nel suo stile orripilante un film. Questo film invece quello che è di una noia mortale, penso sia il film più noioso che ho visto negli ultimi 3 mesi. Cioè, perché quando da un film c'ha un soggetto anche intrigante, ti aspetti qualcosa che vada al di là della solita mostrata di teste di cazzo e poi dopo che diventano quello buono, quello attivo, quella povera e così. C'è proprio personaggi tagliati con l'accetta e che noi spettatori in realtà vorremmo tagliare davvero con l'accetta uno per uno, la testa, braccia e gambe, per levarci dai coglioni, levarci così dalle palle uno dei film più inutili, deficienti, devastanti e pallosi della storia del cinema. Pace pare una puntata di Uomini e Donne senza la voce rauca della Filippi, che non si sa se è un uomo o una donna. Infatti per stare con Costanzo forse è meglio essere un uomo per lei. Vabbè, e chiudiamo con uno dei film più brutti dell'universo, che si chiama E fuori nevica, di Vincenzo Salemme. In realtà basterebbe la parola Vincenzo Salemme per allontanare chiunque da una sala, ma non in Italia, dove i film di Salemme continuano a incassare, anche perché si sa, Napoli tutta buona, cioè si piace. E i napoletani mi si capisce bene, perché come Connino d'Angelo, questa gente, la stessa di Napoli, la fa incassare a rotta di olla, no? Sa, un po' così. Comunque Salemme gira questo film video dove lui fa il cantante sulle cabaret, tipo sulle crociere, è anche un mediocre. Mi muore la mamma che era una vitella, è costretto a tornare in casa con 2 fratelli e fare la solita convivenza. Quindi ci troviamo di fronte alla solita pantomima di quelle di serie Z, che Totò, poverino, al confronto veramente basterchito, cioè siamo a un altro livello. Il grande Totò, nonostante facesse film di merda, aveva sempre il guizzo. Invece qui Salemme non è buono una sega, non è Totò, il guizzo non ce l'ha. Gli altri due che possono quel secco, c'è sempre il film di Salemme, pare malato. E poi come cazzo si chiama quell'altro? Del povero Casagrande, che è l'unico decente in mezzo a quello lì, a Panariello, che poveraccio è sempre più la presa di uno di se stesso. Stiamo di fronte a una pochade di belle, non da dimenticare, ma da vomito, nella quale non si salva niente. La regia sembra di uno spot televisivo, gli attori recitano come in trance, la sceneggiatura è delirante, è tutto piatto e teatrale, nel modo però negativo del termine. E quindi, che dire di più? La trama è quella che vi ho detto, non succede niente, poi sono tutti scherzettini, battutine e puttanatine. Il povero Salemme, se fuori nevia sarebbe bene ci rimanesse, si facesse congelare e non ci rompesse più il cazzo con noi e con i suoi film di merda, che puntualmente ogni anno, come per Pieraccioni che non si è ancora levato di uno, e per altri, continuano ogni anno a perpetrarci queste zotte di filmacci italiani che ultimamente nemmeno incassano poi così tanto. Quindi ci avete rotto il cazzo, invece di darli a Salemme, vai lì, dateli a qualche regista italiano di buon cuore che sa fare buoni film. Fuori nevica. Fuori nevica, dovrà stare un titolo a Poelca. Con questo concludo, vi saluto con tutto il culo, più che con il cuore. Questi sono i primi consigli del 2015, quindi sono anche quelli più imbranati, poi piano piano ci si riprenderà un po', si vedrà cosa uscirà. Questo fine di questo mese uscirà una monografia di un regista parecchio importante, guardatevelo, ogni settimana comunque continueranno a uscire video punk tanto amati e odiati, e in più si guarderà un po' di riprendere la rubrica dei consigli musicali in un altro modo. Se poi nei mesi prossimi ci viene qualche altra idea e quando si registra i consigli e basta una monografia ci viene da metterci qualcosa sarto, si fa, se no, amen, gli appuntamenti sono questi, i consigli, la monografia ogni 2 mesi e più le cazzate che vi sparerò io al di fuori di questo format meraviglioso e grandioso che tutti amate. Quindi che dire di più, saluto il Tankis, saluto il Braschi, saluto la mia moglie Leonora, saluto la mia nipote Sara, saluto le mie sorelle e saluto tutti Filippo e quelli anche che mi odiano e che mi vogliono male, perché sono quelli che fanno scoppiare il flame e la gente va a vedere i miei video, quindi odiatemi con tanto amore. Buona Ugo, pushate. Pick up the pump.